Ancora una volta, tragico incidente lungo la 2 del Mediterraneo. Dopo il decesso dei due avvocati della scorsa settimana, un altro incidente mortale si è registrato sempre tra gli svincoli stradali di Eboli e Battipaglia, ma in direzione nord. A perdere la vita è stato Paolo Mettieri, 41enne, imprenditore nel mondo dei videogiochi di Polla. Il giovane era alla guida di una vettura quando si è scontrata con altri due veicoli che erano, per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, fermi in mezzo alla carreggiata proprio lungo l'autostrada. Su questa dinamica stanno indagando appunto gli agenti della polizia stradale, comprendere il perché gli altri due veicoli fossero fermi al centro della carreggiata, se c'era stato un precedente incidente. Purtroppo per Paolo Mettieri, dopo l'impatto non c'è stato nulla da fare, il personale del 118 ha solo potuto constatarne il decesso. La salma è stata sottoposta a sequestro nell'ospedale di Eboli ed è stata disposta l'autopsia che si terrà nei prossimi giorni. Le altre due persone a bordo delle vetture sono rimaste ferite in modo lieve. Sul posto, oltre alla polizia stradale e al personale del 118, anche i tecnici dell'ANAS e i vigili del fuoco di Eboli